Asana vuol dire stare. La pratica delle asana serve a preparare al raccoglimento, all'allenare il corpo e la mente all'immobilità prolungata che è necessaria poi per le pratiche più avanzate, come la pranayama, meditazione e concentrazione. Quindi rientra proprio negli obiettivi e nel senso originario dello yoga esplorare l'immobilità. Questo non ha alcun, se fatto con un buon senso e prudenza, non ha nessun danno fisico, anzi amplifica gli effetti e i benefici della pratica perché è nell'immobilità che rafforziamo una muscolatura molto profonda che diamo tempo al respiro di focalizzarsi in determinate aree fisiche, energetiche, in dei centri nervosi, ghiandole e funzioni vitali, a rigenerarle in un modo molto, molto, molto importante a un livello assai più profondo di una pratica dinamica. Faccio questo, faccio quello, faccio tante cose, ma ho lavorato sulla superficie, sulla varietà ampia, ma non sulla profondità, e questo anche a livello fisico, posturale, respiratorio, funzionale. E vitale. Quindi è davvero una possibilità molto preziosa e questa è la stagione migliore per addentrarci in questa avventura di esplorare l'universo che c'è dentro di noi, che davvero è estremamente interessante bisogna, ecco, semplicemente però fare un piccolo o grande, dipende dalle situazioni, sforzo per introvertire l'attenzione che tende sempre anche sollecitata da questo mondo di intrattenimento sollecitata verso l'esterno, quindi invitare la mente, educare e anche un pochino lottare per stare in questa profondità e se uno persevera in questa lotta di attenzione e in questa modalità di pratica, a un certo punto realmente scopre qualcosa di molto prezioso che non a caso sta nella profondità, nell'immobilità e nella quiete.